siamo? Oh, bene. Bravo. Beh, stiamo facendo credo un lavoro molto importante per la riorganizzazione di tutta la sanità nel Beneventano. Attiviamo adesso questo centro, abbiamo una struttura di primo soccorso molto importante e poi credo che realizzeremo anche un centro antidiabete, uno dei tre che avrà l'ASL di Benevento. Siamo davvero molto soddisfatti, credo che abbiamo fatto un lavoro importante. Dobbiamo prepararci a fare a Benevento altre quasi 300 assunzioni. Avendo superato il commissariamento della sanità campana possiamo assumere 7.600 nuovi dipendenti. Ieri abbiamo firmato un contratto per 800 nuovi assunti nella realtà napoletana. Cioè abbiamo oggi la possibilità di umanizzare definitivamente la sanità della Campania. Cioè di avere uno sviluppo della medicina territoriale, dell'assistenza domiciliare. Cioè davvero diventare una sanità di grande, grande livello. Pochi giorni fa lei parla proprio di rivoluzione della sanità in Campania. Basti pensare a questi due dati, 7.600 nuovi assunti, siamo stati in una situazione nella quale era difficile anche tenere aperti i reparti per carenza di personale. 7.600 nuovi assunti perché abbiamo approvato il piano ospedaliero che non si approvava da tempo immemorabile e questo ci ha consentito di ottenere 1.080.000.000 di euro per l'edilizia ospedaliera, quindi oggi possiamo realizzare nuove sale operatorie, acquistare nuove tecnologie, veramente stiamo realizzando una rivoluzione nella sanità campana. È importantissimo la giornata di oggi per l'ASL di Benevento, abbiamo attivato la COT, la centrale operativa territoriale a Benevento e nel pomeriggio ora abbiamo inaugurato questa nuova sede di Erula, veramente una sede importante. Importante che abbiamo realizzato grazie al comune ringrazio il sindaco napoletano proprio per quello che ha dato insieme a noi per attivare velocemente questa struttura. Una struttura all'avanguardia, una struttura che è situata sull'asse viario, sulla via Appia, quindi facilmente può raggiungere tutti i vari posti della nostra azienda territoriale ed è importante anche in quanto liberiamo dei locali che saranno occupati entro un paio di mesi dal centro antidiabetico che si doterà questa zona. Questo è stato grazie alle sinergie delle istituzioni. Le istituzioni quando parlano dei problemi delle persone, ecco, si possono realizzare cose importanti. E ad Erula abbiamo dato veramente il segno di rinnovare, di migliorare quello che era il primo soccorso, ma non per Erula, per la Valle Caudina intera, ci tengo a sottolineare questo. Abbiamo voluto questo posto proprio perché si affaccia sul tutto il territorio della Valle Caudina e poi la cosa bella, ecco, ci saranno delle ambulanze dotate quando si faranno gli elettrocardiogrammi a cuore, direttamente arriverà il segnale in ospedale dove arriverà il paziente, quindi l'ASL, il direttore Volpe ha fatto veramente tanto per realizzare questa struttura e poi da qua a pochi giorni si inaugurerà il centro antidiabetico nella struttura a fianco al comune, quindi un altro passo in avanti per le persone che soffrono, per le persone che hanno bisogno e che non si possono allontanare dal proprio territorio.